Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostro come decorare un quaderno, quindi ad esempio questo che ho io di Tiger, in un modo un po' più carino, perché appunto avevo comprato questi quaderni da Tiger, questi così a spirale, e soltanto che non mi piaceva appunto la copertina, perciò ho pensato come decorarlo e mi è venuto in mente decorarlo in questo modo. Quindi da così. Ah, così, l'ho decorato un po' semplice, però insomma così l'ho fatto. Insomma non so quanto si possa vedere, però insomma l'ho fatto rosa. Qua ci ho messo il washi tape e poi ci ho disegnato Pushkin. Ora vi mostro come fare. L'occorrente che ci serve appunto per decorare il nostro quaderno sono un cartoncino, io utilizzerò questo cartoncino rosa, poi una matita per appunto disegnare, poi una gomma, una colla, poi del washi tape, della carta carbone, che è appunto una carta che permette di disegnare un disegno, cioè quindi ad esempio io ho preso ad esempio questo stampato. Per farle bene metto questa carta e mi permette appunto di realizzare il disegno su un altro quaderno, su del cartoncino insomma, e poi dei tratto penne, insomma delle matite, qualche cosa per decorare. E ovviamente anche ho delle stampe, come ad esempio ho fatto queste di Pushkin, oppure avrei potuto utilizzare o altre stampe di altre cose insomma, oppure potete utilizzare anche degli sticker, insomma come volete. Ora vi faccio vedere come decorare. Prima di tutto dobbiamo prendere il cartoncino e incollarlo nella prima pagina del quaderno, in modo da coprire i numeri, cioè questi qua che appunto a me non mi piacevano tanto. Quindi prendiamo appunto il cartoncino, io utilizzerò questo rosa, e lo attacchiamo sulla prima pagina utilizzando ad esempio la colla stick. Dopo aver applicato il cartoncino, questo è il risultato. Ovviamente dovete cercare di prendere un cartoncino che sia delle misure della copertina del vostro quaderno, e comunque dovete anche cercare di farlo aderire bene alla copertina e che non si formino tipo delle bolle, tipo degli spazi vuoti, possiamo dire. Ora prendiamo il washi tape, io utilizzerò questo rosa con le stelline, stelle comete, quelle che è, e lo mettiamo nel lato, quindi qua dove ci sono gli anelli. Ora dobbiamo prendere la carta carbone, una matita e le stampe. Mettiamo la carta carbone sul cartoncino, quindi sulla copertina, quindi qua. Poi prendiamo l'immagine che vogliamo, quindi ad esempio io voglio fare questa come prima immagine, e la dobbiamo posizionare qua. Quindi dobbiamo prendere l'immagine, metterla qua, e poi dopo con la matita iniziare a tracciare la sagoma dell'immagine che abbiamo scelto, qui ad esempio di Pushkin. E dobbiamo stare attenti perché dobbiamo cercare di farlo venire appunto dritto e non storto, e poi anche di prendere le giuste misure, quindi dobbiamo stare attentissimi. E comunque questi gattini io li faccio in ogni separatore, quindi ad esempio c'è un gattino nel separatore verde, uno in uno giallo, uno in uno azzurro e uno in uno rosso tipo. Ora iniziamo a fare i nostri gattini, e dopo che l'abbiamo fatti li coloriamo, o con i tratto pen, con dei pennarelli, insomma come vogliamo. Questo è il primo gattino e devo continuare a farlo fino a tutti appunto gli altri separatori, quindi devo fare altri 3 gattini. Voi potete anche disegnarli e non per forza utilizzare la carta carbone, se viene appunto più semplice, ma io preferisco appunto utilizzare la carta carbone perché voglio farli proprio bene, bene, bene. Questo è il risultato finale del nostro quaderno, che l'ho fatto appunto così, tra
l'altro qua mi è venuto il gattino con la faccia strana, ma va bene, è molto storto, guardate. Se riesco a mettere a fuoco magari. Ecco, dopo 3 ore, no dai, dopo 3 ore ero riuscita a metterla, ecco, e è venuto con la faccia strana. E niente, questo è il mio quaderno e non mette per niente a fuoco oggi, che schifo. Ok, questo è il mio quaderno. Spero che questo video vi sia piaciuto, che sia stato anche utile, e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao!